Siamo sempre qui al Vincenzo Crescitti e con la Web TV Studios e in compagnia del bellissimo Livio Bescir. Livio Bescir, perché è difficilissimo come nome. E quest'anno sei premiato o testimonial? Sono premiato a quanto pare. Sei premiato. Ovviamente ti chiedo subito un breve tuo inizio di carriera. Beh, io nasco come attore, poi la TV mi ha, come dire, assorbito e quindi porto avanti parallelamente sia la carriera cinematografica e televisiva come conduttore. Come hai conosciuto Francesco Fiumarella? Sono stato contattato dal comitato, avevano visto appunto quelle che sono le mie ultime esperienze cinematografiche e televisive, quindi hanno voluto premiarmi, di questo sono molto contento ed entusiasta. E tu hai progetti futuri, diciamo, o hai imminenti che stai facendo, come se si possono sapere ovviamente? Guarda, quello che si può dire finora è che continuiamo appunto il nostro progetto su Rai Movie con Movie Mag, quindi questo programma settimanale che racconta quotidianamente il cinema, il cinema raccontato da chi il cinema lo fa, quindi seguiamo costantemente i festival cinematografici internazionali più importanti, dal Festival del Cinema di Venezia, dalla Mostra del Cinema di Venezia al Festival del Cinema di Roma, poi l'approfondimento settimanale con interviste esclusive, andiamo sui set cinematografici in preparazione, poi grandi soddisfazioni in casa Rai perché abbiamo fatto il botto d'ascolti, possiamo dirlo, con il Capitano Maria con Vanessa Incontrada su Rai 1 per la regia di Andrea Porporati, e grande soddisfazione anche con il commissario Schiavone, con Marco Giallini, con cui avevo già lavorato in ACAB. Benissimo, noi facciamo tanti in bocca al lupo per questa serata e noi ci vediamo dopo. Va bene con la Web TV Studios. Grazie. A voi studio. Qui ci veramente ci faccio. 1023 Remo Ricci, magazziniere sede di Roma. Giovane uomo è stato selezionato anche come presentatore della Rai, l'avrete visto, tra più di 200 candidati e come vedete, insomma, una ne fa e 100 ne pensa, no? Forse una ne pensa e 100 ne fa, o tutto 100. Invita a raggiungermi sul palco Livio Bescir. Passo subito il microfono. Grazie, buonasera a tutti. Fa un certo effetto, sono abituato a stare dall'altra parte io ad intervistare. Sì, so che hai intervistato, insomma, da Meryl Streep a Johnny Depp, a Madonna, insomma. I grandi nomi del cinema internazionale. Sì. Quindi con questo premio, ringrazio naturalmente il comitato, Francesco Fiumarella, e mi rifaccio un po' a quello che ha detto Antonella prima, perché questo premio porta il nome appunto di Vincenzo Crocitti e quindi. Per quanto mi riguarda, visto che prima parlo di politicità, un messaggio molto importante, cioè quello di dare importanza, valore a figure polietiche che possano, non voglio fare autoreferenzialità per carità, però Vincenzo Crocitti ha saputo spaziare dal cinema d'autore con Un borghese piccolo piccolo, alla lunga serialità televisiva, al teatro, al cinema di genere, riuscendo in tutti questi settori con grande professionalità. In Italia questa cosa è ancora molto complicata, siamo un po' troppo provinciali, in America non è così e questo l'abbiamo detto prima e quindi non è un caso che un progetto nato in Italia, internazionale come appunto Ulisse, sia per la prima volta premiato qui. Quindi Vincenzo Crocitti non è solamente un premio ma è semplicemente un grande messaggio per valorizzare appunto la politicità italiana. Grazie davvero. Ho cercato di mantenere un po', cioè coprire l'ansia, perché ripeto, sono più abituato a stare dall'altra parte che ad essere intervistato, quindi sbrigiamoci perché sono emozionato. Hai parlato bene, hai detto delle cose vere, assolutamente vere, perché è vero che poi Vincenzo Crocitti riuscì ad essere credibile in tutti i suoi ruoli, no? Che poi è questa la vera capacità di un attore, essere credibile sempre. Complimenti comunque, grazie. Tu hai fatto tante cose bellissime, lavori per Rai Movie, per la Rai, insomma, quindi un premio veramente meritato, professore? Premia la direttrice creativa e manager del premio, Anastasia Altea. Anastasia! Benvenuta alla direttrice artistica. Buonasera a tutti, allora sono
personaggio comunque molto noto del mondo dello spettacolo e della TV. Come ha detto Francesco, siamo al sesto anno del premio, sono molto contenta di vedere tante persone poi insomma che si vede che partecipano perché hanno comunque voglia di mettere in mostra la loro arte, la loro passione. E proprio il motto, diciamo, del premio è quello di andare avanti solo e esclusivamente se c'è una vera passione che comunque ti spinge a portare avanti ciò che comunque hai sempre coltivato. Quindi sono molto molto contenta, spero che questo premio possa andare avanti, perché per chi non lo sapesse, ma penso poi alla fine tutti quanti, questo premio, diciamo, viene fatto in maniera parallela rispetto a quella che è la nostra vita di tutti i giorni. Sono molto orgogliosa, devo proprio dirlo, di mio fratello Francesco. Infatti, in qualità di sorellina piccola, sono non orgogliosa di più di avere un fratello come lui, perché nella sua semplicità fa cose fantastiche. Dai, non emozionarti! Abbiamo i Kleenex per i pianti. No. Dobbiamo vedere le lacrime proprio che scorgono. Finito il premio, tutti in bagno a piangere. Va bene, facciamo andiamo a festeggiare, i pianti e abbracci liberi. Non me l'aspettavo proprio di arrivare così, ecco. Di commuoverti. Scusate. Porti veramente tantissima fortuna, come per tanti è stato così, perché insomma ha portato tanta fortuna ed è una cosa bellissima secondo me. Quindi sono molto contenta di consegnarglielo. Grazie mille, se mi dà del lei però mi manda in analisi. Dai, abbiamo chiamato un giovane, lui fa del lei. No, assolutamente no, grazie mille, grazie, sono contento di dire. La familiarità, io spero che apprezziate la familiarità, non siamo solo una famiglia vera, ma la familiarità proprio dei contesti e dei contenuti.